Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6. In apertura c'è la cronaca, con il primo servizio torniamo a parlare dell'inchiesta per gli appalti nella ricostruzione post-terremoto all'Aquila. Sotto la lente di ingrandimento degli investigatori anche i lavori effettuati in alcune chiese dell'Aquila e del comprensorio. La Curia fa sapere che tutto è regolare per quanto li riguarda. Ci dice di più nel servizio Daniela Rosone. Anche le chiese dell'Aquila e del suo comprensorio facevano gola ai 35 indagati tra dipendenti pubblici, imprenditori e professionisti abruzzesi, campani, pugliesi e marchigiani rimasti coinvolti nell'inchiesta L'importante è partecipare, portata avanti dalla Procura della Repubblica dell'Aquila con i carabinieri su presunte tangenti negli affidamenti di 12 lavori pubblici gestiti dal MIBACT Abruzzo, con 10 arrestati finiti ai domiciliari e 5 interdizioni dal lavoro. La Curia, non in maniera ufficiale ma ufficiosa, ha fatto sapere che dalle informazioni in loro possesso è tutto regolare, ma dalle intercettazioni emergerebbe che i tecnici avrebbero cercato comunque anche il sostegno di alcuni parroci per riuscire nell'ottenimento dei lavori. Tutto da vedere e tutto da verificare, ovviamente. Oggi sono iniziati intanto gli interrogatori e i magistrati cercano così di saperne di più. Davanti ai magistrati questa mattina Lionello Piccinini alle 10.30, difeso dall'avvocato aquilano Marco De Paulis, che sostanzialmente ha rigettato le accuse al mittente, e Berardino Di Vincenzo, difeso invece dall'avvocato Emilio Bafile. I carabinieri hanno già iniziato invece ad interrogare gli indagati a piede libero. Dicevamo delle chiese, tra i lavori finiti sotto la lente di ingrandimento ci sono la chiesa di Santa Maria del Ponte a Tione, la chiesa di San Domenico a Sulmona, la chiesa di San Salvatore a Civita Ritenga, la badia di Sulmona, le mura urbiche dell'Aquila, Porta Branconia, sempre all'Aquila, la chiesa Cappadocia di San Biagio, la torre Medicea di Santo Stefano di Sessanio e la chiesa di San Sisto all'Aquila, oltre al teatro comunale, già oggetto di ulteriori verifiche, anche circa l'affidabilità dei lavori sin qui eseguiti. 84 milioni di euro con progetto realizzato attraverso un project financing. Il nuovo ospedale di Vasto prende forma, ne seguirà l'iter verso la cantierizzazione. L'attuale presidente della Commissione Sanità in Regione Abruzzo ed ex assessore al Comune di Vasto, Mario Olivieri, velocizzerà questo iter. Alfredo Primante. Cantierizzazione entro 2 anni, è questo l'obiettivo che si è prefissato il presidente della Commissione regionale sanità Mario Olivieri, incaricato dal presidente della giunta regionale Luciano D'Alfonso di seguire e velocizzare l'iter del nuovo ospedale di Vasto. Il nosocomio sarà costruito su un terreno di circa 13 ettari già acquisito dalla ASL Teatina e fa parte dei 5 nuovi ospedali finanziati per un totale di 371 milioni di euro, buona parte dei quali pubblici legati all'articolo 20 sull'edilizia sanitaria. Giulianova, Teramo, a seconda delle scelte del territorio, Sulmona, Lanciano, Avezzano e Vasto. Questo l'elenco a cui vanno sommati i project financing di Chieti e L'Aquila, il primo in via di definizione, il secondo in fase meno avanzata e la ristrutturazione dell'ospedale di Penne. Daremo risposte al territorio vastese in attesa da anni, dice il presidente D'Alfonso, che chiarisce anche tempi e modalità per l'iter di costruzione del nuovo ospedale. Quando si parla dell'ospedale nuovo di Vasto, non bisogna pensare ad una infrastruttura sanitaria che si esaurisca dentro le mura della città, perché parliamo di una naturalissima città distretto, città comprensorio, che tra l'altro ci facilita i rapporti con quell'altra parte di Abruzzo che io mi permetto di dire sta a ridosso di Vasto e di San Salvo, che è il Molise. Noi stiamo portando avanti un grande progetto di cooperazione rafforzata che parte dalla storia degli Abruzzi, rispetta e onora la grande dignità e ruolo strategico della regione Molise, e l'infrastruttura sanitaria dell'ospedale nuovo di Vasto è strategica. 84 milioni di euro partirà da domani per l'idoneità del regime del suolo dal punto di vista urbanistico, e poi mettiamo in campo, come prevede la legge, un project financing dedicato. Noi avremo un'offerta progettuale da un operatore economico e avremo un cantiere frutto di una gara d'appalto internazionale. Il mandato di Olivieri prevede anche la coniugazione della progettazione edilizia con le esigenze della progettazione sanitaria. Olivieri si è detto pronto a raccogliere la sfida, queste le sue linee di programma per i prossimi mesi. Diceva bene il Presidente, siamo sul confine del Molise, noi contiamo anche sul contributo, circa le utenze del Molise ed è importantissimo. Ecco perché ho voluto fortemente dal Presidente che fosse la priorità, che fosse il primo dei 5 ospedali da cantierare.
Naturalmente c'è questa possibilità adesso dell'arretramento che va a servire, va a dare questo importante servizio, perché se un problema c'è in un territorio, in un'area, in uno spazio dove va realizzato l'ospedale, già da acquistato dall'azienda sanitaria, sono 12 o 13 ettari circa, 12 ettari e mezzo, se un problema c'è è quello infrastrutturale, noi dobbiamo dar mano da domani alle infrastrutture per poter poi entrare con le ruspe. E quella di ieri è stata una domenica impegnativa per l'elisoccorso del 118 e per il soccorso alpino. Due incidenti, uno su strada e uno in montagna, hanno impegnato gli equipaggi. A Campo Imperatore, tragedia fortunatamente solo sfiorata per un motociclista romano, ora ricoverato nel nosocomio del capoluogo. Domenica di lavoro sul Gran Sasso per il 118 e per il soccorso alpino dell'Aquila. Nel primo caso una tragedia fortunatamente soltanto sfiorata grazie al casco e agli altri dispositivi di sicurezza per la moto che il motociclista romano di 22 anni indossava. Uno schianto pauroso sulla strada che da Fonte Cerreto porta a Campo Imperatore. Il giovane è stato recuperato dall'elisoccorso del 118 perché le sue condizioni sono apparse subito gravi ai sanitari. Attualmente è ricoverato all'ospedale San Salvatore dell'Aquila con prognosi riservata, fratture ad entrambi i polsi, escoriazioni e traumi multipli. Assieme ad altri motociclisti, il giovane romano stava percorrendo la strada tra Monte Cristo e la Fossa di Paganica in direzione Campo Imperatore. Dopo una curva, per cause ancora da accertare, la moto ha impattato contro una vettura guidata da una donna rimasta illesa che procedeva nel senso opposto. Il motociclista è sbalzato dalla moto ed è rotolato per diversi metri sull'asfalto. Immediato l'intervento dei sanitari e dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale. Sempre ieri pomeriggio, inoltre, il soccorso alpino dell'Aquila è stato impegnato nel recupero di un alpinista infortunato sul paretone del Gran Sasso assieme ad un compagno di cordata. Sono stati loro stessi col cellulare ad allertare i soccorsi. La causa dell'incidente, il distacco di un masso che ha colpito il piede di uno dei due escursionisti che si trovavano a 2850 metri di altezza. Recuperati con il verricello dal soccorso alpino, sono stati portati in elicottero a Prati di Tivo e trasportati poi in ospedale. L'uomo ferito è un 33enne di Loreto Aprutino, il suo compagno illeso è di Penne. L'emergenza siccità si fa sentire anche in Abruzzo. Forti criticità si registrano nel Teramano, in particolare lungo la costa, con situazioni a macchia di leopardo. Diversi sindaci, non solo del Teramano, hanno predisposto ordinanze di divieto di uso dell'acqua potabile per consumi che non siano strettamente potabili. Secondo la Coldiretti, che stima danni per 100 milioni di euro, la produzione ortofrutticola è a rischio, soprattutto nella Marsica. La necessità di acqua è molto forte perché incide sulle quantità prodotte di insalate, spinaci, radicchio, indivia, finocchi e le prime carote seminate a febbraio. È necessario passare dalla gestione dell'emergenza ad una cultura della prevenzione, dice Coldiretti Abruzzo. Il caldo eccezionale, unito agli ultimi nubifragi sulla zona costiera, prosegue l'associazione, stanno mettendo a dura prova la resistenza delle coltivazioni, mentre si fa sempre più difficile ricorrere alla irrigazione di soccorso per salvare gli ortaggi, ma anche il fieno per l'alimentazione degli animali. Intanto è di pochi giorni fa la notizia che 50 milioni di euro sono stati finanziati attraverso il Masterplan per costruire la nuova rete irrigua del Fucino e contrastare così la siccità, anche se non nell'immediato. E ora torniamo a occuparci della vicenda dell'abbattimento di Palazzo Sirena a Francavilla al Mare. Il comune va avanti per la sua strada, è chiaro il sindaco Antonio Luciani, anche dopo che l'architetto Massimiliano Fuxas e il critico Vittorio Sgarbi hanno firmato la petizione del comitato che si oppone all'abbattimento della struttura. Vediamo. Sindaco Luciani, la questione Palazzo Sirena resta sempre attuale, ora anche delle firme come l'architetto Fuxas e anche il professor Sgarbi si sono un po' allineati alle richieste del comitato firmando la petizione per il non abbattimento. Lei cosa replica? Io replico che non dubito del fatto che siano due grandi personaggi, ma non mi è sembrato di riceverli, o mi è sfuggita questa cosa, ma non sono mai stato interpellato da questi personaggi, non li ho mai visti vedere fisicamente il Palazzo Sirena, quindi la cosa mi fa sorridere. Si va avanti quindi con l'iter per l'abbattimento del palazzo? Noi non ci siamo fermati neanche un secondo, non è la nostra abitudine perdere tempo con le parole, ma fare i fatti, e quindi l'iter va avanti, il Palazzo Sirena, la Piazza Sirena verrà ristrutturata, come abbiamo già ampiamente detto alla città. Questa cosa ovviamente non la potrò fare nel mese di agosto per ovvie ragioni, perché oggi è splendidamente frequentata da tanti turisti, però a settembre, appena si potrà, insomma, si avvieranno i lavori, che tra l'altro sono stati
stati già aggiudicati e c'è già una ditta che ha avuto l'aggiudicazione definitiva dei lavori, quindi è tutto pronto. Dicono che questo abbattimento è del tutto inutile, lei cosa replica? Dico che chi dice questa cosa non conosce appunto minimamente come stanno i fatti, non hanno studiato questa situazione per 6 anni come ho fatto io, penso di aver dato già ampia dimostrazione di approfondire tutti gli argomenti, sono pronto ancora al dialogo e all'approfondimento, chiunque vuole venire a trovarmi il tavolo è qui, le carte sono qui, vuole parlare con me lo può fare, quindi darò tutte le risposte che cercano. Le opportunità di cambio di destinazione d'uso in abitativo messe a disposizione dalla nuova legge regionale voluta dall'assessore Donato Di Matteo sono state al centro di un convegno questa mattina a Pescara, a cui hanno preso parte anche rappresentanti dei comuni e ordini professionali. Vediamo. Con la legge regionale 396 del 2017 che programma e dispone il recupero del patrimonio edilizio esistente ci sarà la possibilità di modificare la destinazione d'uso in abitativo di locali destinati a ripostiglio, dispensa o superficie accessoria. Una legge proposta dall'assessore regionale Donato Di Matteo che vuole andare incontro alle esigenze di tante famiglie che hanno bisogno di creare spazio all'interno delle proprie abitazioni per sistemare figli o magari genitori anziani. Della legge e della sua ricezione e applicazione che sarà in capo ai comuni se ne è discusso a Pescara in un convegno a cui hanno partecipato i rappresentanti della regione, delle organizzazioni sindacali, dei comuni e degli ordini professionali. La legge, dice l'assessore Di Matteo, punta a contenere il consumo del suolo e pone particolare attenzione alle zone vincolate. Questa legge crea la possibilità alle grandi esigenze che ci sono di tante famiglie in un momento di difficoltà economiche di poter trasformare le strutture a piano terra e seminterrate in unità abitative. Questo concede la possibilità alle famiglie di poter creare opportunità di case, di abitazione ai figli che si vogliono sposare senza fare nuovo edificato, senza dover investire tanti soldi. La norma deve essere recepita entro 90 giorni dai comuni, i comuni provvederanno a individuare quelle aree dove questo tipo di provvedimento può essere realizzato, certamente nelle aree ad alto vincolo tipo le aree R4 non può essere concepito un qualcosa di questo tipo. L'amministrazione comunale di Pescara riesce a superare i limiti imposti dal decreto Madia e stabilizza con contratti a tempo indeterminato 48 dipendenti della società partecipata attiva che può così aprire una nuova fase della sua gestione. Sono novità che riguardano naturalmente i lavoratori di attiva che potranno avere la stabilizzazione, per ora ne sono 48, quindi 45 già previsti nel piano e 3 che andranno a sostituire delle persone che nel frattempo sono andate in pensione. È una novità importante perché è una novità che fa seguito a quel famoso concorso in cui riconoscevamo le professionalità di quanti già precedentemente avevano lavorato in aziende simili a queste, assunti nel frattempo con contratti a tempo determinato e adesso diventano contratti a tempo indeterminato. Questo è un fatto importante perché c'era stato un decreto di attuazione di un famoso decreto Madia che aveva bloccato questa possibilità, per cui nel frattempo li avevamo presi a tempo determinato, adesso li possiamo stabilizzare con un risparmio per quanto riguarda attiva di 90.000 euro all'anno di IRAP, ma anche con un legame che si solidifica tra i lavoratori che trovano una stabilità di vita familiare e la società del Comune di Pescara. Con le novità di oggi si apre una nuova fase per attiva? Beh sì, si apre una nuova fase perché chiudiamo o iniziamo a chiudere un percorso che si era aperto qualche tempo fa e che evidentemente lasciava diverse incognite lungo la strada. Adesso potremo contare su un numero di lavoratori a tempo indeterminato all'interno della struttura che potranno essere assolutamente degli elementi su cui contare per il futuro, quindi usciamo da una fase abbastanza travagliata di insomma, precarizzazione del lavoro in attiva e ci avviamo a essere una società col suo organico, con i suoi dipendenti fissi su cui si può investire in termini di formazione, di miglioramento del servizio e quant'altro, e quindi è una fase sicuramente positiva che si apre.
Luglio intenso alla Ecolan con l'avvio del servizio di igiene urbana nei comuni di Torino di Sangro, Frisa, Mozzagrogna e Santa Maria in Baro. Le comunità servite dalla società partecipata da 53 comuni del comprensorio salgono da 14 a 18 per un'utenza complessiva di circa 100.000 residenti. Frisa, Mozzagrogna, Santa Maria in Baro e Torino di Sangro dal mese di luglio usufruiscono del servizio di igiene urbana fornito da Ecolan. Salgono quindi da 14 a 18 i comuni serviti dalla SPA dei 53 comuni del comprensorio frentano, presieduta dal geologo Massimo Ranieri. L'utenza servita ad oggi raccoglie un bacino di 100.000 abitanti. Ecolan ha una missione, un obiettivo che è quello di poter gestire i servizi di igiene urbana per tutti e 53 comuni soci. Chiaramente con i nuovi comuni possiamo continuare ad ottimizzare i servizi, perché chiaramente più comuni entrano, più i comuni sono contigui l'uno all'altro, riusciamo ad abbattere ancora di più i costi e quindi in prospettiva a contenere i costi della Tari per i cittadini. Lo staff tecnico della società spiega nelle assemblee pubbliche le buone pratiche della raccolta differenziata, mettendosi a disposizione dei cittadini per individuare le soluzioni più adeguate alle singole esigenze. Tutti i 53 comuni come centrali di committenza ci hanno affidato anche il servizio di gestione, diciamo, degli smaltimenti, per intenderci del residuo secco e dell'organico. Quindi noi per conto dei comuni abbiamo fatto la gara per gestire sia, diciamo, l'indifferenziato che l'organico, e quindi praticamente gestiamo quasi 150-160.000 abitanti. 22.000 euro dall'Aquila per la Vita al laboratorio di dermatologia oncologica del nosocomio aquilano serviranno a finanziare una borsa di studio. Vediamo. 22.000 euro finanziate interamente dall'Aquila per la Vita a sostegno di un ambulatorio dermatologico per la gestione degli eventi avversi a terapie antineoplastiche. L'Aquila per la Vita, che è sempre stata sul territorio, continua a esserlo, partecipa a questo progetto finanziandolo interamente per oltre 22.000 euro in collaborazione con l'Università dell'Aquila, in particolare con il reparto di dermatologia oncologica generale diretta dalla professoressa Maria Concetta Fargnoli, con la quale c'è un'intesa totale sul progetto. Il progetto, presentato all'Aquila per la Vita dalla professoressa Maria Concetta Fargnoli, direttore dell'unità di dermatologia generale e oncologia dell'ospedale dell'Aquila, sposa perfettamente la mission della Ollus Aquilana. Data la numerosità dei farmaci oncologici e l'estrema variabilità dell'impatto sulla pelle che rende difficile la prescrizione di una terapia da parte di uno specialista non dermatologo, si è ritenuto di creare un ambulatorio dermatologico per la gestione degli eventi avversi cutanei, come già istituito in numerosi centri dermatologici in Italia. Una novità assoluta per l'Aquila. Le reazioni avverse dermatologiche da parte dei farmaci antineoplastici, sia quelli di vecchia generazione che quelli di nuova generazione, sono molto frequenti e soprattutto sono molto importanti, al di là del fatto puramente funzionale, anche per il fatto psicologico, trattandosi comunque di lesioni comunque visibili per il paziente e quindi che impattano moltissimo la sua qualità di vita. Per cui una gestione corretta di questi eventi avversi, che rappresentano oggi un'ampia e nuova branca della dermatologia, sicuramente è importante. Il finanziamento dell'Aquila per la Vita consentirà alla giovane e talentuosa dottoressa Ambra Antonini di seguire in prima persona l'iniziativa. L'obiettivo del progetto è quello di mettere al centro la persona e non la malattia, come questa Ollus, che ormai fa parte del DNA dell'Aquila, fa ormai da tempo con le cure domiciliari ai malati oncologici. Umanizzare il paziente, un obiettivo decisamente riuscito da parte dell'Aquila per la Vita. A breve, tra l'altro, verranno portati avanti anche altri due progetti che verranno presentati più in là. Il laboratorio della professoressa Fargnoli è molto conosciuto, molto noto e molto apprezzato. L'intervento dell'Aquila per la Vita per noi è importante perché darà un apporto serio all'attività. Ed ora apriamo la pagina dello sport e parliamo di Pescara. Roberto Insigne giocherà nel Parma, uno degli obiettivi d'attacco del mercato biancazzurro, sia a casa in gialloblu dalla corte dell'abruzzese Roberto D'Aversa. Ma il Delfino nei prossimi giorni dovrà sfoltire la rosa in vista della seconda parte del ritiro a Palena, seconda parte che si aprirà sabato prossimo. Il servizio di Jacopo Forcella.
Insigne e Pescara, un matrimonio che evidentemente non si replicherà col fratello di Lorenzo, perché Roberto Insigne sembra destinato ormai ad accasarsi al Parma. Nei giorni scorsi anche il presidente biancazzurro Daniele Sebastiani aveva ammesso l'interesse per l'ex attaccante di Avellino e Latina, su cui però si è fiondata la società gialloblu, su indicazione del tecnico abruzzese Roberto D'Aversa. Dunque un Insigne bis con la maglia biancazzurra non sembra essere più all'orizzonte. Ma il mercato del Delfino non finisce qui, specie sul piano delle uscite, considerata la necessità di Zeman di avere una rosa più ristretta in vista della seconda parte del ritiro. Davide Vitturini è vicino al Carpi, in prestito con diritto di riscatto, mentre la Lega Pro dovrebbe essere la prossima destinazione degli attaccanti Polidori e Forte. Sul primo c'è il gradimento e anche qualcosa di più della casertana, visto che il Teramo, inizialmente interessato all'ex Arezzo, ha già acquistato Ciro Foggia. Ma i falchetti rossoblu potrebbero fare anche un pensierino su Luca Forte. Il classe 94 vorrebbe rilanciarsi e in Campania potrebbe avere lo spazio giusto per farlo. Ancora in fase di stallo invece le situazioni legate al capitano, Ledian e Mushai, ma discorso simile può essere fatto anche per Coda, Stendardo, Brugman, Bruno e Nicastro. Per la questione portiere Fiorillo ha estimatori in Serie B, Cesena e Salernitana e anche Palermo. E sulla sponda biancazzurra sembra essere chiuso da Mirko Pigliacelli. In pochi giorni dunque il Pescara potrebbe subire un profondo dimagrimento della rosa, per questo sono al lavoro i direttori sportivi per consegnare all'allenatore un organico che a Palena possa concludere nel migliore dei modi la preparazione. Intanto il giovane terzino Daniel Di Nicola, 21 anni, va in prestito in terza serie alla Virtus Francavilla. E scendiamo in Lega Pro. In casa Teramo il mercato in entrata prevede l'arrivo di un altro centrocampista e di un esterno d'attacco, ma è ancora da monitorare la questione che riguarda la permanenza di Mirko Petrella. Intanto continuano i rumors su un possibile passaggio di Marco Sansovini al Pineto. Domani la sfida col Pescara, ma già da oggi in casa Teramo si ricomincia a lavorare sul fronte uscite. La notizia del probabile approdo di Marco Sansovini al Pineto è una pista calda, ma che dovrà trovare una giusta dimensione dal punto di vista contrattuale ed economico. Il centravanti infatti è deciso o a rimanere in Abruzzo oppure a trasferirsi sì, ma al nord, viste le origini lombarde della moglie. Se la seconda opzione è complicata, visto che ad oggi mancano offerte concrete da squadre di quelle zone, la permanenza nella regione che lo ha visto per anni protagonista sarebbe lo scenario in questo momento più probabile. È evidente che in caso di cambio di casacca Sansovini però sarebbe costretto a scendere nelle categorie di dilettanti ed allora ecco come è nata l'idea Pineto, un'idea comunque allo stato attuale ancora molto complicata. Il sodalizio del presidente Silvio Brocco sarebbe felice di poter abbracciare un attaccante di quella statura. Dello stesso avviso anche a Mauro e il DS Giammarino, che però per il momento tengono i piedi ben saldi a terra, considerando che la trattativa comunque non sarà semplice e la destinazione dovrà incontrare il gradimento del giocatore. Intanto il diavolo medita su quelle che saranno le prossime mosse, partendo dal destino degli esclusi dal ritiro, che parole del direttore sportivo Giorgio Repetto non hanno alcuna possibilità di essere ripescati. Ma se non arrivano segnali da altre formazioni, tra qualche giorno il Teramo dovrà iniziare con le rescissioni contrattuali. Allora e solo allora ci sarà spazio per nuovi arrivi. Nelle intenzioni della dirigenza dovrebbero essere due, con un centrocampista e un esterno d'attacco. Tutto questo considerando la permanenza di Petrella. Ma se, invece, il pratolano dovesse partire, ed è una possibilità non così remota, ecco che gli innesti potrebbero diventare tre. Intanto la società biancorossa è alla ricerca di una squadra con la quale disputare l'amichevole inizialmente programmata col Foggia sabato prossimo, ma annullata dopo il lancio di fumogeni in campo dei sostenitori pugliesi nell'amichevole contro il Castello 2000. Ed ora in Serie D il Francavilla Calcio ha una nuova proprietà, l'imprenditore Gilberto Candeloro è il nuovo presidente, al suo fianco in questa esperienza anche l'ex socio della Delfino Pescara Giacomo Ortolano. Candeloro raccoglie l'eredità di Fabio De Vincentis e cercherà di superare gli ostacoli di una partenza in ritardo in una stagione che si annuncia molto impegnativa, visto che per il ripescaggio in Serie D ci siamo e manca soltanto l'ufficialità. Oggi la presentazione del neo presidente del Francavilla, ascoltiamo le sue prime parole. Abbiamo dovuto fare le cose in fretta perché era quasi un ultimo minuto. Oggi non ci ha aiutato neanche una banca che aveva molti assenti e molti problemi, però siamo qui, sono contento di essere qui e ringrazio il sindaco prima di tutto perché ha dimostrato trasparenza e visione anche, e ringrazio tutti quelli che hanno portato Francavilla fin qua, è stata un'impresa in certi anni e spero che questo sia l'inizio di un percorso etico
come si affronta il calcio in una città che non è grandissima ma che ha delle ambizioni. Il calcio era un po' nel suo destino, visto che si parlava anche di un interessamento verso il Lanciano Di Maio. C'è stato più di un interessamento e credo che Lanciano abbia perso un'occasione, perché con poco potevamo essere in B ancora, però non si deve rimpiangere il passato, si deve costruire il futuro, quindi quel futuro che non siamo stati capaci di costruire a Lanciano vediamo di costruirlo qua. I programmi quali saranno? Credo che noi si debba dividere almeno tre periodi. Il primo, che è quello che ci porta dal niente che abbiamo oggi, perché certo oggi rileviamo una società che è arrivata corta a questo appuntamento, siamo in ritardo sulla preparazione, su tutto, e quindi dobbiamo attraversare un periodo che ci porta qui a dicembre cercando di capire quello che abbiamo per impostare il futuro. Il secondo periodo è da gennaio alla fine del campionato, e che capiremo di più, e la vera prova poi è sull'anno prossimo, se riusciamo a far bene quest'anno di transizione. Figure dirigenziali, direttore sportivo, si è parlato anche di Iervese come allenatore, lei può confermare? Lo posso confermare, poi qui abbiamo la fortuna che una società di calcio, come tutte le società, ha bisogno di struttura e di organizzazione, di governance, e questo credo che possiamo farlo con le altre aziende con la fortuna di amministrare, e poi ha bisogno di capire bene il settore, in questo caso lo sport, e qui abbiamo delle persone che hanno fatto calcio in maniera direi giusta, anche in maniera positiva. Poi ci vuole sempre quel terzo parametro che si chiama fattore C, che speriamo di avere anche qui. È tutto per questa prima edizione del TG6, le prossime edizioni ve lo ricordo alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.